Ci tengo molto a raccontare la vicenda della mia denuncia per calunnia fatta da un caporale dell'infermeria del Kosovo per inquadrare il contesto in cui questa è avvenuta e anche questo video lo manderò, spero, anche che lo vogliono guardare, allo Stato Maggiore Difesa e allo Stato Maggiore Esercito perché c'è un limite alla decenza che è stato superato. Nel marzo del 2012 mi trovavo in Kosovo da circa 3 settimane. Venni mandata in Albania, cioè insieme ad altre persone della base, perché stava arrivando dall'Italia un contingente, stavano arrivando i bersaglieri che dovevano andare a Mitrovica perché c'era stato un acuirsi, insomma, degli scontri al nord, quindi ai confini con la Serbia. Siamo partiti un giorno perché all'indomani, mi sembra, se non sbaglio, sarebbe arrivata questa nave che partiva dall'Italia. Arrivammo in Albania e venimmo accolti in un albergo a un certo punto io in stanza bussarono due caporali che mi dissero che era stata affidata a loro una stanza che versava in condizioni fatiscenti. Andai a verificare questa cosa, verificai che avevano ragione e quindi chiamai il tenente, il mio pari grado, quindi che gestiva l'aspetto logistico in Albania e gli dissi che non capivo come mai. Prima chiesi in albergo se c'erano stanze e anche cioè se c'erano stanze libere, cioè volevo verificare che non ci fosse un problema di indisponibilità. E quando, sinceramente, quando la ragazza mi disse che il posto c'era, ci rimasi male perché non capii perché tutti avevamo stanze belle, insomma, nel senso stanze decorose, invece poi questi miei caporali che avevano guidato tutto il giorno si trovavano in stanze con una stanza fatiscente. Il tenente del reparto che si occupava della logistica in Albania fece presente al maresciallo che aveva gestito le camere che i miei caporali giustamente dovevano avere, come tutti, una stanza decorosa. Se vi ricordate, tempo fa ci fu quell'articolo di Tony De Marchi che ho postato perché questo maresciallo, un maresciallo un po' vecchio stile, l'ha preso molto male. E l'indomani mi venne scattata quella famosa foto, quella dove ritrassero la mia immagine e scrissero un volantino per ridicolizzarmi, perché questo maresciallo aveva detto in mia presenza a questi due caporali che non dovevano rivolgersi a me, ma che non capiva perché non si fossero rivolti direttamente a lui. E io feci presente a questo maresciallo che non è che funzionasse così in ambito militare, i miei caporali vengono da me che sono il loro ufficiale, io vado dal mio pari grado e il mio pari grado parla con lui. A me la gerarchia era molto chiara, come sempre. Tanto che questo maresciallo poi disse davanti a tutti, con me presente, come se io non ci fossi, cioè perché tanto le donne, si sa, no? Le donne ufficiali sono più o meno delle velonze, ma così non è. E disse appunto che io, in fin dei conti, già chi ero? Ero una signora nessuno, nel senso aveva fatto intendere che le cose se le dovevano risolvere tra di loro e poi disse con me, ma sa, tenente, in fin dei conti è truppa. Io rimasi molto male e dissi che intanto la truppa che dipendeva da me era difesa, perché i ragazzi avevano guidato tutto il giorno, non solo, ma l'indomani avrebbero dovuto guidare in autocolonna e in modo ancora più impegnativo, perché le autocolonne, insomma, vanno a una velocità molto ridotta, quindi anche distanze non considerevoli comportano ore di guida, insomma, importanti. E il giorno dopo, come vi dicevo, venne scattata questa fotografia. Questa fotografia, questo volantino che poi magari vi ripubblico, non mi venne fatto vedere perché vigliaccamente girò per tutta la base, chissà anche dove, fino a quando poi, a distanza di parecchie settimane, questo volantino mi venne sbattuto in faccia dal capitano medico che disse che io ero lo zimbello del Kosovo, che tutto il Kosovo parlava di me, forse parlava di me bene perché i Black Hawk li chiamavo io e i rapporti con gli americani e gli austriaci li tenevo io che parlavo l'inglese a differenza di lui. Comunque, questi sono dettagli.
Ricordo che quando ci fu il mio processo militare, i giudici scrissero in una sentenza passata in giudicato che io avevo subito una serie di torti ininterrotta per una lunga serie di mesi, tanto che i giudici mi chiesero in dibattimento come mai io avessi resistito tanto prima di incazzarmi come una iena. E io risposi che avevo provato a resistere nonostante i problemi fossero cominciati subito, perché cominciarono in marzo, quindi poi ci fu un'escalation di torti, di atteggiamento di branco, tutte cose che la sentenza militare riconobbe a tal punto che mi definì non punibile per essermi incazzata come una iena, come dicevo. Qui scusate i francesismi, ma siamo in un linguaggio da caserma. Questo caporale, voi immaginate che quando io venni a scoprire che c'era questo volantino che riprendeva il mio viso, io ero sul mezzo militare ad Durazzo che aspettavo questi bersaglieri, peraltro ero l'unica persona che era rimasta sul mezzo perché tutti erano andati a farsi i fatti loro, ma per carità non c'era nulla da fare. Però quella foto, mentre io ascoltavo le iPod, ascoltavo la musica con le cuffiette, fu un gesto molto vigliacco, perché poi io venni derisa, ma questa era una cosa che succedeva spesso in Kosovo, il fatto che io venissi derisa da un gruppo di persone che non accettava assolutamente che ci fosse un militare donna, forse più militare di loro nell'animo. Comunque questo caporale fu così gentile, lo dico senza ironia perché lo fu veramente, mi ricordo ancora che avevo l'asciugamano perché mi ero appena lavato i capelli. Mi disse: "Guardi, tenente, io so quella foto da dove viene." E andò sul computer dell'infermeria, mi scaricò la mail con cui venne inviata quel volantino, perché venne mandato da un'email peraltro istituzionale, quindi la mail della militare ufficiale, l'account ufficiale venne usato per schernirmi, ma di questo nessuno mai si preoccupò, nella linea di comando impegnata a denunciarmi per aver salvato un gatto. Cosa è successo poi? Che quel volantino che entrò nel mio processo militare, e io poi ho sempre raccontato come ne sono venuto in possesso, perché questo caporale me lo stampò. Entrò, quindi la vicenda del volantino entrò come primo episodio, come vi dicevo, di una serie di torti subiti, soprattutto di presa in giro, di derisione, un atteggiamento da branco. Io ho passato i mesi peggiori della mia vita in Kosovo, non è stata una bella esperienza, l'ho sempre detto, io sono stata molto provata. Come poi è stato dato fuori negli atti giudiziari, mi mandarono pure di nascosto, o meglio, mi mandarono due psichiatri, ma di nascosto questi psichiatri era stato chiesto di valutarmi nel tentativo disperato di potermi rimpatriare con una mossa psichiatrica, ma gli andò male, perché poi queste persone, questi miei colleghi, che erano persone per bene, sconsigliarono questo tipo di comportamento, anche perché non si ravvedeva in me nessun tipo di patologia mentale, ma a questo arrivarono ed è negli atti processuali. Come vi dicevo, dopo il mio processo, quando io fe feci un po' un riassunto di quello che accadde anche all'interno del processo, perché purtroppo l'unica cosa che io rimprovero al Tribunale Militare è stato quello di non avere il coraggio cioè di portare fino in fondo le cose, trasmettere gli atti alla Procura Ordinaria per una verifica serrata delle dichiarazioni fatte, delle testimonianze rese, insomma, secondo me c'era molto da discutere dopo la mia assoluzione, che aveva fatto parlare comunque l'intero mondo di questo processo assurdo piantato su nei miei confronti. Ebbene, se non ricordo male, questo caporale si risentì perché io a un certo punto scrissi che l'infermeria era soggiogata a questo capitano medico, e tanto è vero che lo dico qui pubblicamente, e anche perché nell'ordine delle cose è evidente che in quel contesto di branco fosse così, cioè forse anch'io, se fossi stato un caporale, mi sarei allineata al mio capitano. Insomma, per farla breve, questo caporale ha sostenuto, ma gli atti li devo ancora leggere bene, che appunto io mi ero permessa di fare affermazioni su di loro. Tanto che io poi denunciai quel volantino, e fatalità, anche lì si decise, nonostante l'evidenza che il volantino fosse ampiamente diffamatorio, di non ritenerlo penalmente perseguibile, perché poi la procura militare usò sempre due pesi e due misure, cioè io ero il demonio, ma quando io diventavo persona offesa, tutti gli altri erano santi.
Vedremo come andrà a finire. Sono molto delusa, intanto umanamente, perché io a questi ragazzi, a questi caporali, sinceramente ero affezionata. Erano persone che comunque non mi hanno mai trattato male come hanno fatto altre persone. Forse sono anche state imbarazzate molte volte per quello che mi stava succedendo e non li ho mai percepiti come dei nemici. Tuttavia mi ha fatto molto male questa denuncia perché chissà la verità, chi c'era in Kosovo, io ho sempre detto chi c'è e vive le cose, quando poi legge sugli atti giudiziari e legge delle cose che non vanno, soffre perché sa come sono andate le cose e sa che anche gli altri lo sanno. Che dire, vi terrò aggiornati, ma voglio che anche questa volta si vada a fondo, voglio che la verità venga fuori e soprattutto io voglio uscirne ancora una volta a testa alta perché ho servito il mio paese con grandissima convinzione anche quando mi sentivo ostaggio di quella base perché sapevo che non era quello il vero esercito, sapevo che i militari che io immaginavo e che poi ho conosciuto anche grazie al processo erano di un altro, di un'altra indole. Sono molto molto amareggiata perché 6 anni dopo il Kosovo, dopo un processo militare pesantissimo e la procura l'ha continuato a indagare, che si è dovuta comunque procura militare, poi si è dovuta fermare perché a un certo punto, cioè non è che tu mi puoi costruire delle accuse se io non ho fatto niente. Ringrazio la procura ordinaria di Roma per aver richiesto l'archiviazione per il reato di calunnia e me la giocherò con il GIP. Buona serata.